Domenica prossima, 6 giugno, con il concerto per pianoforte e orchestra, dedicato interamente a musiche di Beethoven, presso la chiesa cattedrale di Santa Severina, con inizio alle ore 19 e in pieno rispetto delle misure anti-Covid, riprende l'attività concertistica della società Beethoven ACAM di Crotone. Un'associazione che attraverso i suoi ormai oltre 40 anni di attività ha avuto la fortuna di ospitare artisti che con la loro fama e professionalità hanno prevaricato i confini del mondo. Una ripresa, quella della Beethoven, all'insegna di un calendario ricco di appuntamenti di grande prestigio artistico che offrono a quanti amano il bello la possibilità di assistere a momenti di grande afflato culturale. A questi primi appuntamenti sarà ospite la pianista Minz Ge Hu, primo premio concorso internazionale Grand Prize Virtuoso di Salisburgo, che accompagnata dall'orchestra Orfeo Stillo presenterà il primo concerto in do maggiore opera 15 di Beethoven. Seguirà giorno 13 la pianista Heidi Kang, primo premio concorso internazionale Grand Prize Virtuoso di Bonn, che presenterà il concerto numero 2 in fa minore di Frédéric Chopin. Giorno 18 giugno invece si terrà il concerto spettacolo del duo Filippo Balducci al pianoforte e Leo Lestingi, attore di prosa. Giorno 4 luglio si esibirà presso il Museo del Codex a Rossano la violoncellista Nahar Eliaz, primo premio concorso internazionale Grand Prize Virtuoso di Londra e Vienna, accompagnata dall'orchestra Orfeo Stillo. Giorno 11 luglio sarà la volta della pianista Giusy Caruso, il primo premio concorso internazionale Ibla Grand Prize, sempre accompagnata dall'orchestra Orfeo Stillo. Come si vince dal primo impatto? Un nutrito cartellone che si svilupperà fino a tutto dicembre 2021, ospitando personalità di grande rilevanza artistica che nei luoghi più belli della Calabria contribuiranno alla crescita culturale della nostra bella regione.